Lo straniero. Lo chiamavano così perché era l'unico italiano a far parte del giro degli immigrati. Lo straniero fu il primo a farci caso. Quando accostò in doppia fila il furgone carico di scatolette di tonno, sacchi di farina, confezioni di pelati, bottiglie d'olio, fusti di detersivo, ecco, quando accostò il furgone carico di tutta quella mercanzia che avrebbe dovuto consegnare al negozio di alimentari di Shade, ebbe la percezione che qualcosa in quella via di Porta Palazzo fosse fuori luogo. Non lo aveva visto subito, ma una volta spento il motore del mezzo, tirato il freno a mano e sganciata la cintura di sicurezza, ci aveva fatto caso. Che diamine ci fai lì? Questo si era domandato sottovoce mentre chiudeva la portiera del furgone e guardava verso via La Salle. Poi, prima di consultare la bolla di consegna e prima di afferrare le scatole e le scatolette che vi erano elencate sopra, aveva aguzzato lo sguardo per studiare meglio quella cosa che gli stava penzolando davanti agli occhi, a una quarantina di metri di distanza. Un incipit che ci porta immediatamente in uno dei luoghi più caratteristici del poliziesco torinese. Perché le cose iniziano a Porta Palazzo e cos'è quella cosa strana che colpisce lo straniero? Perché inizia Porta Palazzo? Questo libro ha una storia particolare, perché la foto che vedete nella copertina è una fotografia che ho scattato io e l'ho scattata il giorno delle elezioni comunali, del ballottaggio per le elezioni comunali di Torino. Io quella mattina mi sveglio e di fronte a casa mia, che è dove inizia proprio il libro, trovo questo orsacchiotto impiccato. Così nasce l'assassino dei pupazzi. Nasce da un'immagine che ho trovato sotto casa mia e da lì ho preso lo spunto poi per raccontare, come hai detto te, Porta Palazzo, ma non solo Porta Palazzo, diciamo la zona nord di Torino e se parliamo di luoghi, nei libri che ho scritto fino adesso i luoghi sono importantissimi, perché prima dell'assassino dei pupazzi ho scritto altri due noir che fanno parte di questa trilogia, che raccontano due luoghi simbolo della città di Torino, ovvero il primo, a me viene sempre da dire con una battuta che è l'unico noir ambientato dentro un centro di identificazione e espulsione, perché all'epoca si chiamava ancora CIE, adesso si chiama CPR, e quindi con quel libro ho voluto raccontare quel luogo, e il secondo invece ha raccontato in qualche modo l'esperienza più grande, più traumatica che abbiamo avuto a Torino, che è stata l'occupazione dell'ex villaggio olimpico, del MOI. Quindi ho raccontato anche quella struttura. Ho raccontato questi luoghi perché li ho potuti vivere, perché faccio il giornalista e quindi ho potuto conoscerli in qualche modo e quindi ho voluto raccontarli. L'assassino dei pupazzi invece racconta il quartiere, racconta Porta Palazzo, poi racconta in qualche modo un altro luogo, ma simbolico, che è il fantomatico palazzo. In questo libro ci sono appunto degli omicidi e la particolarità è che l'assassino lascia in giro per Torino Nord i cadaveri vestiti da pupazzi. I libri che ho scritto fino adesso hanno, in questa trilogia hanno questi personaggi che sono ricorrenti, c'è il classico commissario, c'è il giornalista. Nell'assassino dei pupazzi c'è un personaggio che io adoro, che è un vigile urbano che però vorrebbe fare il detective. Quindi ci sono tantissimi personaggi che danno ognuno il suo punto di vista. Quindi la storia viene raccontata attraverso il punto di vista di ognuno di questi personaggi che si muove tra le pagine del libro. Il personaggio più importante di questo libro è proprio l'assassino dei pupazzi. L'assassino dei pupazzi, che però diciamo che è un personaggio fantasma in questo libro, perché compare solo all'ultimo. Questo è un libro che ho scritto alla finestra, mi viene da dire, per farlo per fare una battuta, perché l'idea di uccidere dei pupazzi nasce, come vi ho detto, quella mattina che mi sono trovato l'orsacchiotto impiccato davanti casa. L'idea del personaggio, quindi del cattivo, di questo assassino, è nata ed è maturata in mesi e mesi e mesi che io, affacciandomi la mattina dalla finestra, mi sono visto passare sotto casa sempre la stessa persona,
lo stesso signore, con lo stesso vestito, con la stessa borsa che si portava, che portava con sé e che ciondolava sempre allo stesso modo, tutti i giorni, tutti i giorni. E io ho cominciato a fantasticare su questo signore, perché mi sono fatto un mare di domande su di lui. Però mi sono fatto tantissime domande su di lui e così, e mi sono dato delle risposte, le risposte che poi ho scritto in questo libro, in questa storia. E così è nato l'assassino dei pupazzi, è nato questo personaggio. Altri personaggi invece sono nati banalmente come espediente narrativo. Perché per esempio c'è un personaggio che in tutti e tre i libri ricorre sempre, che si chiama Gianni Incerti ed è un giornalista. È un giornalista televisivo. Io nel primo libro volevo raccontare l'interno del centro di identificazione e espulsione di Corso Brunelleschi. È un luogo inaccessibile quello, perché è inaccessibile anche per il mondo della politica. E come fare a raccontare quel luogo? Come fare a far vedere al lettore un luogo che nessuno può vedere? Io ho avuto la fortuna più volte, quando lavoravo in Regione Piemonte, di entrare dentro il centro di identificazione e espulsione. Un giorno, durante una di queste visite, ho alzato la testa e ho visto che c'era un palazzo di fronte. Ho visto che c'era un palazzo di fronte e dall'ultimo piano di quel palazzo si vedeva il centro, si vedeva quel cortile con quelle cinque gabbie, con tutti gli edifici che ci stanno dentro. L'espediente narrativo è questo: ho preso un giornalista televisivo, l'ho fatto arrivare davanti al portone di questo palazzo, citofonare all'ultimo piano, signori, sono un giornalista, posso salire. E quello che vi assicuro fanno la maggior parte dei fotogiornalisti e videomaker durante le manifestazioni. Così è nato questo personaggio. Oppure, e dico l'ultimo, il personaggio di questa trilogia, che c'è anche nell'Assassino dei Pupazzi, che amo di più, che è questo vigile urbano che però vorrebbe fare il detective, che lui, il vigile urbano gli sta stretta come divisa. Questo è nato una mattina al bar. Prendendo il caffè, un giorno mi ha raccontato di un vigile urbano che a Torino, quando ancora si passava in piazza Castello, tutte le varie piazze con la macchina, quando non c'erano ancora le penalizzazioni, era un posto di blocco, si era preso un po' bene, una macchina che non si è fermata, ha tirato fuori la pistola e sparato in aria. E poi me ne ha raccontate altre. Sono tutte storie che ho preso, mi sono appuntato e ho poi in qualche modo raccontato in questi libri. Quindi i miei personaggi sono nati così, nascono molto come anche le storie, nascono molto dalla quotidianità e da quel che vedo e che attira la mia attenzione. Il genere poliziesco favorisce moltissimo questa presa diretta rispetto ai fatti, ma al tempo stesso ci dà, come tutta la letteratura, come tutta la buona letteratura, la possibilità di regalare ai fatti stessi una durata maggiore. Cioè le fa il giornalista e il centro di espulsione di Corso Brunelleschi di tanto in tanto compare sulle pagine dei giornali, poi scompare. Un libro rimane nelle biblioteche, che sono luoghi di conservazione della memoria, e il fatto di fare letteratura permette di consegnare anche i fatti di cronaca a una durata più lunga, il che significa consegnarli a una riflessione più lunga. Da 10 anni, magari il CIE non esisterà più, speriamo, ma noi rifletteremo su quello che è stato il nostro modo di rapportarci al sud del mondo, per esempio. E se non ci fossero i libri, se ci fossero solo i giornali, probabilmente non avremmo la possibilità di fare questa riflessione. Quali sono i tuoi rituali di scrittura e quali sono gli spazi che riservi alla scrittura e che quindi sottrai alla vita, alla famiglia, alla vita? A lei. Ma allora, questa è una domanda difficile. Perché? Perché io faccio sempre una battuta e io dico, questa trilogia che si è conclusa adesso per me equivale alle scuole elementari. Adesso sto passando come autore alla scuola successiva, e quindi in questo momento sto cercando anche di fare un'evoluzione
perché comunque si studia sempre, si leggono sempre manuali, si seguono sempre incontri dove ci sono gli autori che parlano, che raccontano la loro routine da scrittori, e quindi si cerca sempre di avere un'evoluzione. Io i primi libri li ho scritti in modo molto, questi tre libri io li ho scritti molto, in modo molto casuale, nel senso che appunto avendo un lavoro, avendo una vita, devi trovare il tempo per metterti banalmente davanti al computer a scrivere. Io medito molto sull'idea, quando capisco di avere la buona idea, una buona idea, comincio a ragionarci tanto, quindi prima di mettermi davanti al computer passa molto tempo, mi guardo molto attorno, e questo l'avete capito perché praticamente ve l'ho detto raccontando, parlando, io mi guardo molto attorno, mi alimento molto delle cose che mi incuriosiscono, e poi quando capisco di avere tutti gli elementi che mi servono, mi metto davanti al computer e comincio a scrivere. Nell'evoluzione di cui vi stavo parlando prima, adesso nel corso degli anni ho cominciato anch'io a provare a fare un piccolo soggetto, io non faccio la scaletta, però all'inizio del lavoro metto fisso su carta i punti che mi interessano, quindi faccio degli schemi. E poi banalmente lavoro su capitoli brevi, questa è una regola che mi sono sempre dato, massimo 5.000 battute. Fino adesso, ed è un po' anche diciamo la mia zona di comfort, ogni capitolo è una scena, quindi è una scrittura, lo dico, molto cinematografica, mettiamola così, e il momento della scrittura cerco di scrivere un'ora al giorno quando riesco, 2 ore al giorno quando riesco, e weekend sono praticamente sempre dedicati, nel momento in cui comincio a scrivere il libro sono praticamente sempre dedicati alla scrittura del libro. Poi una volta che ho finito la prima stesura, lì entra in gioco la parte di stalker, quindi lo stalker che c'è in me, comincio a mandare il libro, la prima stesura, una serie di persone che conosco, che sono sempre le stesse, che leggono qualsiasi cosa faccio, quindi dal libro al raccontino. Tipo, ieri ho chiuso un racconto per un'antologia, l'ho mandato in giro, l'hanno letto, li ho stalkerizzati, cosa ne pensi, dove non va, eccetera, poi lì inizia la seconda parte del lavoro, che è la correzione della bozza, la rilettura, che è forse la parte più noiosa, ma quella necessaria. Se riuscite ad attingere anche ai palli, perché c'era Coccinello che non è andato neanche, cercava di non andare neanche all'università, perché lui diceva che il bar lo forniva molto di più. Io sono un assiduo frequentatore dei bar, nella vita proprio io adoro i bar, signora, quindi quando posso mi fermo al bar a prendere un caffè, oppure, ma anche da solo, è proprio una cosa che proprio mi piace fare, leggere il giornale, quindi io passo tanto tempo al bar. Sì, perché in casa è pieno. Perché è pieno, casa è pieno, cioè c'è lei, tutti i personaggi, casino, dovrebbe stare tranquillo. E quindi dal bar sì, io, a parte il personaggio, anche i personaggi che arrivano al bar, poi io vivo a Porta Palazzo, quindi se comprerete il libro e lo leggerete saprete anche dove vivo, quindi io vivo a Porta Palazzo, può capire, andare al bar a Porta Palazzo è un'esperienza di vita, perché arriva il mondo, l'umanità, no? E quindi è un'esperienza molto sociale, e ci sono i personaggi, ci sono le storie, c'è di tutto. Mi ha incuriosito molto il tuo modo di lavorare, di andare in mezzo alla gente, di creare i tuoi personaggi, un lavoro molto lungo ovviamente, quando hai tutti gli elementi e ti metti a scrivere e arrivi alla fine, lo abbandoni il libro, lo lasci lì, o invece è già il momento di pubblicarlo? No, grazie mille. No, quando finisce la prima stesura rimane lì per un po', per un breve periodo, una quindicina di giorni, poi comincio a girare, come dicevo prima, lo faccio leggere a un po' di persone e poi lo riprendo, lo rileggo, lo correggo e lo mando, e quando il lavoro, tutto questo lavoro è finito, arriva sulla casella di posta dell'editore, che fa poi lui un ulteriore lavoro.
i personaggi in sé mi accompagnano durante tutta la giornata, cioè perché poi comunque io ci penso in continuazione alle storie, a tutto, quindi Montelupo stesso, che è il protagonista di questa trilogia, io adesso ho detto che L'assassino dei pupazzi è l'ultimo libro di questa trilogia, ma ci sono determinati avvenimenti che io leggo con lo sguardo di Montelupo, nel senso ci sono determinate cose che succedono, che mi succedono attorno, che io penso e dico cosa farebbe Montelupo, come Montelupo avrebbe, che approccio avrebbe Montelupo a questa storia, perché è molto connotato, che è un personaggio molto connotato con un ambiente anche sociale molto connotato, e quindi questo tipo di personaggio in quel determinato ambiente, in quel determinato contesto sociale, è lui che vive, no? Quindi così. Porta Palazzo, 54 etnie. Lei si fornisce anche di queste etnie, di questo popolo? Ma allora, signora, nella trilogia, in questa trilogia, nell'Assassino dei pupazzi, diciamo, in questo progetto c'è molto del mondo sociale di Porta Palazzo, ma non solo di Porta Palazzo, del mondo sociale dell'immigrazione a Torino, ok? Quindi c'è molto quella parte di popolazione, la popolazione straniera, e nello specifico popolazione straniera che vive ai margini della società.